Crisi idrica, questa settimana vi raccontiamo ciò che sta facendo sul nostro territorio il consorzio di bonifica della barraggia Biellese e Vercellese. A tra poco. Salve a tutti e benvenuti a questa puntata di Obiettivo Valsesia Vercelli. Questa settimana siamo a Vercelli, nella sede del consorzio di bonifica della barraggia Biellese e Vercellese. Incontriamo il presidente Leonardo Gili e il direttore Alessandro Iacopino, perché chiaramente quest'estate la siccità è stato un gravissimo problema per tutto il nostro territorio. I loro invasi ci hanno aiutato, adesso però la situazione anche per loro non è semplicissima, ma naturalmente ci sono delle prospettive, delle azioni in campo e quindi chiediamo a loro. Intanto facciamo il punto della situazione. Buongiorno Presidente Leonardo Gili, Buongiorno, buongiorno, sì. grazie per l'ospitalità. Allora, a che punto siamo con la crisi idrica sul nostro Ma territorio? dunque, la situazione è molto semplice dal punto di vista dell'analisi fattuale delle realtà che noi gestiamo, complicata dal punto di vista delle soluzioni. Le nostre realtà, che sono la diga dell'Ingagna, la diga dell'Osto e della Rosanella, hanno sopperito a situazioni drammatiche, fornendo acqua potabile a 39 comuni e garantendo approvvigionamento idrico alla cittadinanza e ovviamente ad uso civile. Queste tre dighe, soprattutto l'Ingagna e soprattutto anche l'Ostola, hanno tutelato in una situazione di gravissima crisi gli utenti e il territorio. Contestualmente, assieme alla Rasenella, hanno fornito anche acqua discendente per l'irrigazione. Spiego meglio, le nostre dighe sono collegate a un protocollo di impegno che prevedono il primo l'uso potabile e il secondo l'uso ovviamente per l'irrigazione. Il Consorzio Baraggia ha assolto in un modo straordinario la sua funzione di tutela del territorio. Ricordiamo che noi abbiamo oltre 40.000 ettari, 36 comuni di cui 18 biellesi e 18 vercellesi. Ovviamente la crisi idrica ha testimoniato che gli invasi sono l'unica soluzione per contenere e garantire la tutela dell'acqua che in mesi non utili viene dispersa. Ecco, noi adesso assistiamo, allora io ho delle immagini per esempio della diga della Ravasanella che sono davvero drammatiche direi perché praticamente si vede l'invaso pressoché vuoto. Allora, questo è da un lato l'effetto della siccità, ma dall'altro l'effetto del fatto che tutta l'acqua che era contenuta in questo invaso e che era tanta all'inizio della stagione è stata utilizzata. Quindi, insomma, lo possiamo leggere in due modi. Da un lato sì, c'è il problema siccità, dall'altro però questa diga è stata veramente un punto di riferimento importante ed è riuscita a salvaguardare il territorio, dove ci sono state sì delle restrizioni nell'uso dell'acqua, ma non si è mai rimasti senza acqua. La Ravasanella ha costituito un bacino di integrazione delle aree sottese allo stesso distretto dell'Ostola della Ravasanella e quindi è stata utilizzata per integrare l'irrigazione nei distretti, diciamo, limitrofi. Più o meno in che territori siamo, giusto per Beh, capirci. dunque, il centro Sesia, praticamente, beh, dunque, diciamo, Rovasenda, San Giacomo, Buronzo, Arborio. Arborio, diciamo, Quindi l'area. quest'area agricola che si Sì. estende, diciamo, nel medio vercellese, chiamiamolo così, Sì, la tra Baraggia, la Valsesia e no, sì. la Baraggia è al centro di una, diciamo, situazione strategica fra la Valsesia e il Vercellese. L'elemento di cardine essenziale fra la Valsesia e il Vercellese. La Baraggia ha una funzione, il consorzio bonifica Baraggia, che mi pare di opportuno rammentare, è un consorzio obbligatorio, è composto da circa 9.300 utenti e quindi svolge anche una funzione che molto spesso non viene valorizzata, che è quella di questa funzione cardine fra la Valsesia e il Vercellese vero e proprio. La Baraggia è un'entità a sé stante.
E quindi ecco, voi avete servito Sì. questo territorio egregiamente, adesso praticamente siamo in tempo quasi di raccolta del riso, per cui il periodo emergenziale possiamo dire che è terminato su questo fronte. Purtroppo direi che la situazione prosegue. La Basendera sta ancora dando integrazioni nella misura possibile fino al suo completo svuotamento, nella misura di tutela che poi il direttore Ci potrà spiegherà. specificare meglio dal punto di vista tecnico. E riteniamo che ha assolto una funzione straordinaria. Ma direi anche un'altra cosa, la Basendella ha assolto una funzione strategica molto più importante dell'irrigazione, anche quella della tutela ambientale. Io provo a fare un ragionamento. Se noi non avessimo gli invasi, noi avremmo dei danni ambientali terribili. E in questo momento non è vero che non piove in Italia e non piove in Piemonte. In Italia piovono oltre 300 miliardi di metri cubi, in Piemonte 16 miliardi di metri cubi. C'è uno studio fatto specificatamente chiaro che testimonia che Torino è una delle città più piovose e supera di gran lunga Parigi, Londra e Berlino. Però questo forse nella media, perché oggettivamente No, no. quest'estate di pioggia ne abbiamo No, avuto no, poco. certo, ma nella media ponderale noi Sì. no, piove. Il problema è che piove al momento, diciamo, sbagliato, Sbagliato. e piove in un modo torrentizio, e quindi il criterio che era stato utilizzato dall'agricoltura precedente, che era quello delle traverse di derivazione sui fiumi e sui torrenti, è Non è più efficace. superato, non è più E quindi voi possibile. avete dei progetti per il futuro. Abbiamo sentito parlare appunto di ampliare questi o comunque alzare gli invasi che avete, in particolare sulla Ravasanella ci sono dei progetti in tal senso. Sì, noi abbiamo un progetto di rialzare sia la Ravasanella che l'Ostola che Lingania per ragioni di pubblica utilità e di assoluta indiscutibile necessità. Noi non possiamo più correre il rischio di trovarci come ci siamo trovati ora con gli invasi vuoti, perché a quel punto l'invaso vuoto diventa difficile la compensazione, quindi dobbiamo rialzarla. Ma attenzione, il rialzo delle dighe non è un'opera nuova, è un'opera di tutela della diga stessa del territorio. Cioè è un po' come se fosse un maquillage, uso un termine un po', diciamo, idoneo alla sua presenza dal punto di vista estetico. In realtà non è un'opera, non ha un impatto ambientale negativo, è un impatto di maggior tutela della diga stessa. Quindi proveremo ad Quindi affrontare insomma questo. bisogna adeguarsi a quello che è il clima e trovare delle soluzioni che vadano nella direzione di garantire poi la presenza di acqua sul territorio. Allora adesso vado a sentire il direttore del Consorzio del Baraggio, l'ingegner Alessandro Jacopino, per comprendere bene poi appunto questo discorso che ci faceva il presidente. Bisogna cambiare strada se vogliamo andare incontro a un futuro più tranquillo dal punto di vista della gestione delle acque. Ingegnere Jacopino, allora abbiamo capito che insomma, bisogna cambiare un attimo strada. In realtà voi vi siete già incamminati su una nuova strada da parecchio tempo, perché annate siccitose ne abbiamo avute anche in passato. Come lavorate per insomma, garantire a tutto il territorio un futuro più sereno dal punto di vista della gestione idrica? Allora, come territorio della Baraggia abbiamo purtroppo osservato negli anni una lenta però anche costante riduzione delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento. È un territorio che in ogni caso si è sempre caratterizzato per la sua povertà in termini di risorse idriche rispetto alle altre aree rosicole del Piemonte, che sono ovviamente rifornite dal canale Cavour e dalla rete dei canali demaniali. E quindi già negli anni 70, il nostro primo invaso è degli anni 70, si è posto il problema di trovare per questo territorio delle risorse idriche adeguate, andandole a cercare ovviamente con le uniche modalità a noi note in assenza di acqua dalle fonti di approvvigionamento ordinarie, che era quella di realizzare gli invasi. Ne abbiamo realizzati tre. Questi tre invasi hanno per più di 20 anni, mediamente, assolto alla loro funzione in maniera egregia.
tanto per l'irrigazione quanto per l'approvvigionamento idropotabile, quanto per la produzione di energia idroelettrica, oggi così importante nel nuovo contesto economico. E dobbiamo andare avanti secondo questo programma. Per noi non è cavalcare un'emergenza, perché sono, come abbiamo appena detto, programmi che portiamo avanti tanti anni. Nell'ambito di questi programmi ovviamente abbiamo tanto il potenziamento degli invasi esistenti quanto ovviamente la creazione di nuovi. La creazione di nuovi. Allora, c'è il discorso della diga sul Sessera, che è sempre molto molto certo. combattuto, e c'è il discorso di alzare, come ci diceva prima il dottor Gili, le dighe esistenti. Le tempistiche chiaramente sono molto diverse, insomma, per la realizzazione della diga sul Sessera si parla di anni, per invece alzare quelle esistenti, quanto tempo ci può volere? Si parla sempre di anni, però nel caso dei rialzi delle dighe esistenti si può pensare ad un arco temporale compreso nei 5 anni. Uh-huh. Per la diga sul Sessera ovviamente io parto dal presupposto e parlo ovviamente rispetto ad un avvenuto finanziamento che al momento non c'è ancora, e dato si parlerà tra i 5 e i 10 anni. Il programma oggi su cui noi puntiamo ovviamente è quello di partire col soprazzo degli invasi e col primo lotto del Sessera, che è la condotta di distribuzione. Questo perché ciò ci consente già, in un arco di tempo più modesto, quindi quello dei 5 anni di cui parlavo, di cominciare a conseguire alcuni dei benefici che poi soltanto la realizzazione del Sessera come programma nel suo complesso potrà diciamo consentirci di acquisire pienamente. Stiamo parlando di 25 milioni di metri cubi nel complesso del Sessera una volta realizzato totalmente. Stiamo parlando di 8 milioni di metri cubi invece per quanto riguarda il programma del soprazzo degli invasi unito alla condotta di distribuzione. Qua parliamo di Ostro Ravasanella, poi diverso è sull'Ingagna. Allora, c'è su queste tematiche sempre un pochettino l'allarme delle popolazioni. Allora, sul Sessera sappiamo sono alzate barricate, sugli altri invasi quando si sente parlare di alzarli la gente si preoccupa. Questa però è forse l'unica via da percorrere per un futuro più sereno, oppure no? Il clima, lo dicono gli studiosi, io non sono uno studioso di clima, quindi mi attengo a quello che sentiamo. Si sta dirigendo sempre di più verso un'intensificazione della pioggia e grandi e lunghi periodi siccitosi. In più sono cambiate le modalità culturali. Oggi si semina più tardi. Si semina più tardi per contrastare le malattie, i parassiti, e quindi anche la prima frazione dell'acqua che noi prendevamo ad aprile, in realtà con la prima sommersione delle risaie, adesso non la possiamo più prendere se non abbiamo gli invasi, perché ovviamente passa nei fiumi, nei torrenti e nessuno la prende, perché la prima sommersione la si fa a maggio. Quindi mi pare che oggi più di ieri, esatto, certo. Semmai... gli invasi e poi ormai penso che lo dicano tutti, ok, eccetto i pochi che non lo riconoscono, ma lo dicono tutti, si pongono come l'unico serio programma per poter mitigare e risolvere il problema della siccità potabile, irrigua, per i prossimi 50-60 anni. Ecco. Anche perché, diciamo, rispetto a quelli che magari hanno timori legati ad eventi passati, l'ingegneria ha fatto dei passi avanti e forse oggi queste dighe sono decisamente più sicure di come potevano essere in passato. L'ingegneria ha fatto dei passi avanti, hanno fatto dei passi avanti la tutela ambientale, i procedimenti di via, stiamo parlando di altre opere, di altri contesti. Benissimo, allora siamo in conclusione di questa puntata di Obiettivo Valsesia. Ringrazio il dottor Gili, l'ingegner Iacopino per averci, devo dire, illuminato su queste tematiche che sono molto importanti. Abbiamo capito, credo, che sì, insomma, il discorso siccità è sicuramente grave e allarmante, ma abbiamo anche i mezzi per poter, come dire, ripararci da questi rischi per il nostro futuro. È così? Esattamente. La ringrazio moltissimo, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, ci rivediamo la settimana prossima con Obiettivo Valsesia. Vercelli, arrivederci e grazie.